A ricordarvi di questa cosa, siccome vi capiterà sicuramente, vi auguro anche di comporre e scrivere della musica. Ricordatevi che non deve essere per forza un accordo a 4 suoni, a 5, a 6 suoni. Non deve per forza avere la quinta aumentata, la settima diminuita, il sus quarta. Non deve essere per forza tutto sto casino. A volte una triade do, mi, sol è stupenda in quel punto lì, anzi funziona meglio perché è più infantile, più pulita. Quindi non buttate via, questo è il mio consiglio, le cose semplici, non le trattate di tacco. Le cose semplici sono spesso base per i capolavori. Allora, ci sono le campane, le sentite? Sì, le sentite, vero? E qui siamo sotto Giotto, il campanile. Purtroppo ogni tanto gli dà, ogni quarto d'ora. Allora, adesso facciamo appunto il tema vero e proprio, però lo cambio un minimo, ok? Provo a, come dire, a dare la mia idea del tema. In questo caso potrebbe essere addirittura ancora più semplice di quella di Gino Paolo. Vediamo se si ferma le campane e andiamo. Thank you.
quindi questo è quanto. Quindi esercitatevi, trovate le vostre linee melodiche e niente, poi ricordatevi che ci potrei fare dei video su questa roba, forse ce l'ho anche già fatti qualcosa. Oggi per esempio ho rimesso il mixerino Behringer, il 1202, che è un oggetto da 120 euro, con l'FX a bordo addirittura, quindi insomma aiuto. E il microfono invece è sempre l'HCC 3000, quello vintage, ma sentite già la pasta un po' è cambiata rispetto ai video dei giorni scorsi, è un po' più grossolana, più calda addirittura, è peggiore rispetto a Soundcraft, però è più calda e potrebbe in qualche caso piacerci di più. Ad esempio, e quindi come ho detto, probabilmente in qualche altro video dove avrò parlato dell'equipaggiamento, non della tromba, ma relativo alle nostre riprese audio, ricordatevi che anche questa è una, permettetemi la parola, un'arte che certo non ho io, sia chiaro, ma che hanno i grandissimi fonici della storia. Se tu, diciamo, hai un fisico spettacolare, ma poi ti vesti, che ne so, da Sud Tirolo con le bretelle e calzoncini per andare in banca a chiedere il mutuo o a cena con la ragazza, magari funziona meno, no? Non si offendano quelli del Sud Tirolo, ma insomma, sono quei costumi folk che vanno bene alle feste, naturalmente, no? Insomma, no, certo, per imbroccare una ragazza o andare in banca. Quindi è tutto un pacchetto il nostro, no? Cioè è tutto un. Il risultato è dato da una serie di collaborazioni che sono appunto quelli che ci accompagnano. Io ora sto suonando in casa, quindi ho un computer del Kaiser che mi suona sempre uguale, è anche tedioso, mi rendo conto, purtroppo è così. Però il risultato è dato da vari fattori, appunto. E siccome noi spendiamo soldi per le imboccature buone, gli strumenti buoni, dico, che abbiano un bel timbro di qualità, e stiamo tutta la vita, no, a studiare ore e ore e ore per migliorare un attacco, per imparare a calare un po' l'intonazione in un punto perché ci piace piegare una nota, eccetera, eccetera, la liricità e tutto il resto, e poi arriviamo lì e registriamo a cazzo. Magari con un microfono da 20 euro, oppure con un riverbero sbagliato, oppure stiamo posizionati davanti al microfono male, o non ci rendiamo conto che se mi sposto di lato, se mi metto al centro con la campana, se mi allontano, se mi avvicino, il microfono è un orecchio e non sente sempre uguale. E noi quindi dobbiamo imparare a gestirci anche questa cosa in base al risultato che vogliamo, non perché ci siano per forza delle regole generali che pure ci sono per fare registrazioni non distorte, equilibrate, chiamatele come volete, eccetera. Però poi no, c'è il suono ECM, il suono GRP, il suono Capitol, il suono Blue Note, il suono MRC Records, e quelli sono i grandi suoni dei grandi fonici con i grandi mezzi, ma soprattutto grandi fonici. Però anche noi nel nostro piccolo dobbiamo porre attenzione a queste roba, ok? E lo dico in una battuta e veramente chiudo. Fate caso, quando andate su YouTube e guardate una marea di video dove i musicisti suonano, i vostri beniamini, no? Quelli del passato, quello che sia, avrete notato che ci sono, faccio proprio nome e cognome. Voi andate sul canale, ad esempio, di Wynton Marsalis, suppongo ce l'abbia sempre il canale YouTube, e noterete che tutti i video sono di una bellezza incommensurabile. Lasciamo stare come suona lui. Lui tecnicamente è Dio, non si discute. Sto parlando della ripresa audio-video. Fateci caso. A parte non pende un pelo neanche in come sono vestiti, e lì c'è una regia, c'è tanto lavoro dietro. Lì ci sono le produzioni con i soldi, è un altro discorso. Però, notate come voi potete vedere e sentire tutto alla perfezione. Poi andatevi a vedere magari dei video fatti nei club anche dai nostri musicisti strepitosi, dove la ripresa è fatta da qualcuno del pubblico magari, o comunque è fatta molto male, l'immagine si muove e viene la nausea a guardarlo.
va a fuoco, poi va fuori fuoco, poi ritorna a fuoco, poi c'è il solo di contrabbasso e inquadrano il pianista, i livelli sono tutti sballati, i suoni sono brutti perché hanno ripreso magari l'acustica di un clubettino di 30 metri quadri pieno di gente, e quindi è quasi una camera anecoica umana, e non c'è cura di niente, non c'è riverbero, non c'è niente, l'ambiente non suona, il riverbero diciamo virtuale non c'è. Quindi quel musicista lì, se voi, io ve lo dico perché questa è una cosa vera, non è una mia invenzione, se voi prendete quel video lì che è brutto e quindi non resistete a guardarvelo tutto e lo rifate, cioè prendete gli stessi musicisti, li fate registrare in un ambiente come Cristo comanda, con un fonico come Cristo comanda, voi a quel punto del video ve lo guardate tutto e pensate, cacchio, che bello. Quindi non è vero che l'abito non fa il monaco, l'abito lo fa e come il monaco. Come ci si veste conta, ok?